Ringraziamo sia Giulio Nuzzato che Valerio Gennaro. Ora c'è lo spazio ovviamente per gli interventi da parte vostra, suggerimenti, integrazioni, in modo tale che noi si possa uscire da qui con il documento arricchito, modificato, integrato, da poter poi presentare ad altre associazioni, alle istituzioni, a proseguire il lavoro che abbiamo iniziato. Ci vuole qualcuno? Sì, sì, prego. Marco Fallabrini, potete usare il microfono così siamo... Io velocemente volevo ringraziare intanto i relatori, ma seguire più distintamente il discorso che ha fatto il campo nazionale Giugno, dicendo come da una parte c'è una propaganda, no? A livello governativo, e dall'altro invece la sostanza legislativa non dimostra che sia stata eliminata la confusione tra Ministero e Regione, cioè non è stato fatto nulla con questa riforma costituzionale che migliora la sanità. Secondo me invece la riforma costituzionale progettata e che andremo a votare tra pochi giorni peggiorerà la situazione, perché c'è la famosa clausola di supremazia. Noi parliamo tanto di partecipazione, di... Grazie, scusa. Puoi fare così. Io volevo appunto citare dalla riforma costituzionale i dati legislativi della clausola di supremazia, che dice che su proposta del governo la legge, cioè la legge nazionale, può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, cioè quindi alla legislazione regionale, può intervenire quando lo richiede la tutela giuridica ed economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Se abbiamo domani questa nuova norma, le battaglie contro le trivelle che hanno fatto alcune regioni, le battaglie per rendere meno incompatibili con la salute le grandi opere, le battaglie che a suo tempo sono state fatte, per esempio, anche dagli enti locali liguri, provincia, regione, su Cornigliano, o ultimamente la regione Puglia su Taranto, non si potranno più fare, perché comunque in un modo che giustificherà una maggioranza di deputati interviene la regola di supremazia. E questo secondo me è molto pericoloso in tutti i campi, ma soprattutto nel settore della sanità. Per cui scordiamoci le parole partecipazione, condivisione, apertura. Ecco, volevo soltanto denunciare questo pericolo. Grazie. Altri? Prego. Potete venire qui, vi dispiace? Ah, siete muniti? Sì, sì, no, era per la, per il nostro... Sì, io mi chiamo Alberto e mi chiedi solo un merito. Credo che lo spunto epidemiologico sia il punto fondamentale, quello che ci è stato fatto vedere. Il problema è che non è che questi dati non ci siano, ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi, forse sono dei dati soprattutto ancora spot, sono dei dati che continuano a essere dati e non sono ancora diventati delle informazioni, e le informazioni non sono ancora diventati il sapere su cui agire, ma voglio dire, in Liguria, nella mia in regione, dappertutto, dati di questo tipo, dati sugli aspetti assistenziali, dati di affronto con le regioni, ce ne sono una quantità infinita. Il problema vero è che poi spesso non vengono sistematizzati, non viene sistematizzata la raccolta di dati all'interno delle varie istituzioni che su AS, su istituti scientifici eccetera fanno questi lavori e poi i confronti con la realtà italiana ci sono e ci sono solo in parte. Per esempio la regione Liguria
partecipa a quel grosso lavoro con la scuola Sant'Anna di Pisa, che effettivamente un po' di dati li dice, un po' di raffronti ce li dà, un po' di punti su cui agire per affrontarci all'interno delle nostre ASL, per affrontarci con la realtà. Ci sono tutte queste cose qui. Il problema vero è che continuiamo a non saperli usare. Questo credo sia il punto. Cioè, voglio dire, oggi da dati siamo sommersi, no? Il problema è la capacità di usarli e dire dove va bene, dove va male, quali sono le differenze, quali sono le cose su cui fare leva. E quindi credo che il punto sia questo, ma purtroppo è un punto in cui ci dibattiamo da tanti anni, perché che dati ne abbiamo tanti ormai non è da ieri, no? Patrizia Sbolgi, pediatra. I dati ce ne sono tanti, bisognerebbe però averli i dati, perché sono parecchi anni che cerchiamo, anche per quanto riguarda l'infanzia, per esempio. Sul libro bianco è uscito fuori che abbiamo la più alta mortalità infantile in Liguria. Tu sai di che età si tratta, primo anno di vita, secondo anno di vita? Cioè, se no, i dati ci sono, però bisognerebbe che fossero accessibili, cosa che noi sono un po' di anni che cerchiamo. Adesso forse Valerio Gennaro mi sta dicendo più qualche cosa in queste ultime diapositive, forse qualche aggiornamento c'è stato, però comunque per valutarli bisogna prima averli, cosa che sono almeno 2 anni che c'è, da quando sono nell'Associazione Medici per l'Ambiente che cerchiamo di avere i dati. Comunque non si può fare nessuna prevenzione se non hai i dati. Adesso parliamo tanto delle vaccinazioni, no? Vaccinazioni, questi genitori che non sanno più quale vaccinazione serve e quale no, perché alcune vaccinazioni sembra che non siano più utili, altre sono utili. È inutile che veniamo a dire che dobbiamo fare la regione Liguria senza soldi, pare, non so. Quindi propone gratuitamente il medico poco B, come abbiamo fatto con lo C, nel primo anno di vita, 3 somministrazioni perché non funziona nel primo anno di vita. Dopo l'anno è una. Ecco. Quindi, però, bisogna sapere dei dati. Dite quanti bambini sotto l'anno di vita hanno avuto la meningite nella provincia di Genova, provincia di Savona, e allora dopodiché decidiamo se quella regione deve farlo sotto l'anno di vita per un vaccino che non funziona bene sotto l'anno di vita. Ecco. Quindi non possiamo andare lì a scrivere come siamo bravi, facciamo il meningococco B, come abbiamo fatto con quello C che poi è diventato dopo l'anno. Ci vogliono dei numeri, cioè allora dite quanti sono, le linee guida, ma tutti dicono, ma non ce ne sono linee guida. In Toscana c'hanno il meningococco da anni, da uno o due anni, però ce n'è di tutte le età, però ci vogliono dei dati, non che colpisce più l'infanzia, perché anche l'adolescente è più a rischio ancora l'adolescente, perché sta in comunità, è più a rischio. Le due età a rischio sono sotto l'anno e o l'adolescente perché nel momento di uno sviluppo è molto accentuato. Però sono solo i numeri che ci dicono se dobbiamo darla gratuitamente o no. Ecco, perché poi si fa confusione, i genitori non capiscono più. Qui facciamo quella del meningococco e non facciamo quella del morbillo. Bisogna, purtroppo non si può lasciare la sanità in mano alla politica, ci vogliono le gente competente. E i numeri inutili che dice Valerio, forse non servono, lui lo dice così, ma sa benissimo che servono. Servono solo i numeri per dirti quello che devi fare per la prevenzione. È che non interessa più a nessuno la prevenzione. I servizi territoriali sono ormai morti per quanto riguarda il mio campo, di pediatra. Va bene? Buonasera. Buonasera a tutti, scusate lo sfogo, ma non tirare a buona questi ordini di giorni. Allora buonasera a tutti, io sono Simonetta Astigiano, non sono medico, sono una biologa ricercatrice, faccio parte di una piccola associazione che si chiama L'Altra Liguria. Devo dire che questo provvedimento sull'ISA lascia molto perplessa, però non è che la giunta precedente sulla sanità abbia fatto delle grandi cose, anzi dal mio punto di vista
abbastanza ceffato molti provvedimenti. Vorrei però così cambiare un po' il discorso e parlare della ricerca, appunto perché sono ricercatrice, sono collega di Gennaro, anche se non sono epidemiologa, faccio, mi occupo di altro. E il ministro Lorenzin, che ha detto che si occupa di salute e non delle problematiche del lavoro, sta però portando avanti un progetto che riguarda tutti i precari della ricerca, che rischia di mettere in mezzo alla strada circa 3.500 ricercatori, perché sta, diciamo, preparando un percorso per quelli che sono i ricercatori sanitari. Quindi stiamo parlando tra l'altro di gente che lavora magari anche da 20, da 25 anni con contratti co-co-co. Grazie al Jobs Act del 1 gennaio tutte queste persone non si sa bene come inquadrarle, perché dal 1 gennaio non si potranno più fare co-co-co nella pubblica amministrazione. Per cui il problema è che effettivamente, insomma, non si sa come portare avanti la ricerca e il lavoro di queste persone. E devo dire che questo, insomma, è un grosso problema di cui bisognerebbe un attimino occuparsi, perché questa proposta che sta portando avanti il Ministero è una proposta che dal mio punto di vista è irricevibile, perché sostanzialmente propone a gente che lavora da 20 anni di entrare in una cosiddetta piramide a step che li renderebbe precari per altri 15 anni, dopodiché non c'è nessuna garanzia che queste persone possano accedere o alla pensione, a un posto di lavoro o a qualche cosa. E penso che insomma, questa sia una situazione gravissima, che mi dice ancora una volta che l'Italia non è un paese per ricercatori. Io ho lavorato in America 3 anni e mezzo, sono un cervello rientrato ormai 20 anni fa, e devo dire che mi sono pentita non una ma 100.000 volte di essere rientrata in Italia a fare ricerca. E questo, vabbè, lasciamo perdere poi le scelte politiche che sono state fatte sugli istituti di ricerca, in particolare sull'IRCCS, che sono quelli che dovrebbero esattamente fare quello di cui parlava Giugno, cioè prendere in carica il paziente con un team di persone, di medici, di specialisti diversi, di diverse discipline. Volevo poi dire ancora una cosa, sempre mi riaggancio anche a quello che diceva sulla frammentazione, sempre parlando dei percorsi per i ricercatori. Abbiamo due ministeri che si occupano di ricerca, uno è il MIUR, il Ministero dell'Università, e l'altro è il Ministero della Salute, per tutti i ricercatori sanitari. Come me, io sono ricercatrice ma sono inquadrata come dirigente sanitario. E siccome i due ministeri non si parlano, siamo all'assurdo che c'è un ricercatore che voglia fare ricerca in una struttura sanitaria deve avere la specialità. Un ricercatore che fa carriera come ricercatore in università deve avere il dottorato di ricerca. I due titoli non sono equipollenti, non sono diciamo interscambiabili. Peccato che ci siano le cosiddette aziende integrate. A Genova ne abbiamo una, San Martino, è un'azienda sanitaria integrata con l'università. Per cui abbiamo l'assurdo che ricercatori che lavorano dentro la struttura non hanno poi la possibilità di accedere ai concorsi perché non hanno una specialità dei concorsi dell'ospedale. Viceversa, chi lavora in ospedale non può accedere magari alla carriera universitaria perché non ha un dottorato. Quindi queste sono tutte quelle cose che veramente sono assurdità della legge. E questo però deriva da normative nazionali, quindi deriva da delle leggi che sono state fatte dai ministeri, non deriva da delle scelte che sono state fatte a livello regionale, e non è che la riforma della Costituzione migliori queste cose, anzi probabilmente non cambierà niente da questo punto di vista. La chiudo qua perché poi avrei delle altre cose da dire, ma forse mi prolungo troppo, per cui mi piacerebbe che si parlasse anche di queste tematiche quando si parla di sanità. Grazie.